Dopo l'estate burrascosa, culminata con la caduta del professionismo, a Teramo torna il calcio giocato. L'SSD Città di Teramo riparte dal girone B di promozione, e al Pigliacelli di Montorrio al Vomano e subito derby contro il Piano della Lente di mister Simone Bucciarelli, formazione che ha l'obiettivo di ben figurare durante il campionato, sulla scia di quanto fatto vedere nelle stagioni precedenti. Mister Pomante si affida ad un attacco di categoria superiore, con il tridente formato da Matteo Di Stefano, Cosmo Palumbo ed Anas Icramellà. I biancazzurri rispondono con il classe 2003 Bucciarelli, supportato da Toro e Cornazzani. Davanti agli 829 spettatori fischia Pietro Sivilli della sezione di Chieti. Il Teramo cerca di fare la partita, il Piano della Lente aspetta. Al 12esimo Icramellà prova a girare dal limite, ma la sfera non si abbassa. Di Giuseppe è chiamato agli straordinari al minuto 17. Il calcio di punizione battuto da Diez incontra una deviazione in area, l'estremo ospite si supera. Poco dopo Palumbo addomestica all'interno dell'area, si gira, tiro docile. Al 24esimo i biancorossi la sbloccano, Farindolini viene atterrato all'interno dell'area di rigore. Per Sivilli di Chieti non ci sono dubbi. Dagli 11 metri l'esperienza di Cosmo Palumbo, pallone da una parte, portiere dall'altra. Alla mezz'ora occasione per il raddoppio. Errore in fase di impostazione degli ospiti, Palumbo dal limite impegna ancora Vittorio Di Giuseppe. Prova a scuotersi il Piano della Lente. Prima Bucciarelli si avventa senza successo su un pallone vagante in area, ma al 32esimo David Jimenez Toro fa partire una conclusione chirurgica dal limite che si insacca alle spalle di Bozzi per l'1-1. La posizione di Toro mette in seria difficoltà il reparto arretrato di mister Pomante. La sua conclusione viene controllata senza problemi da Bozzi. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo al secondo tempo, che si apre con una rete siglata da Marconi, ma annullata per un offside precedente di Palumbo. Il Teramo spinge, al sesto Di Stefano spinta sulla destra, deviazione, a rimorchio arriva il solito Diez, che non trova lo specchio. L'occasione è clamorosa al 20esimo, quando Di Stefano parte sul filo del fuorigioco, ma si fa ipnotizzare da un Di Giuseppe in forma smagliante. Sulla respinta arriva Palumbo, che a porta sguarnita manda alto. In seguito l'assistente alza la bandierina per segnalare la posizione di offside del numero 10. Qualche istante più tardi la punizione dalla lunghissima distanza di Palumbo trova ancora l'opposizione di Di Giuseppe. Squillo biancazzurro alla mezz'ora con il neo entrato di Domenico Antonio, che riesce a battere Bozzi senza trovare però la porta. Al 43esimo il tentativo dal limite di Mattia Milozzi, complice una deviazione da solo l'illusione della rete. Al 46esimo l'occasione per la vittoria ce l'ha il Piano della Lente con Di Marzio che dopo un'ottima azione personale in contropiede spreca davanti a Bozzi. Termina 1-1, un punto che deve essere solo una partenza per i diavoli, pari di gran prestigio invece per i ragazzi di mister Bucciarelli. No, siamo partiti forte, siamo partiti bene, siamo andati subito in vantaggio, poi è normale, nel secondo tempo c'è stato un calo fisico però... Secondo me di più si poteva fare perché ha avuto anche la possibilità di vincere questa partita e da quel punto di vista sono molto contento perché so che la squadra è un'ottima squadra però non mi aspettavo che avesse questo atteggiamento propositivo per tutti i 90 minuti. È normale, le difficoltà le abbiamo trovate perché siamo stati pochi lucidi negli ultimi 30 metri, però sinceramente oggi abbiamo fatto la partita noi e loro con l'unico tiro in porta hanno trovato il pareggio. Poi gli ultimi 10 minuti abbiamo rischiato un po' nelle ripartenze, ma perché, come ripeto, la squadra aveva voglia di portare a casa 3 punti. Io, come ho detto prima, preferisco più una squadra che cerca sempre di andare avanti che una squadra remissiva che si tira dietro, che ha paura di giocare. Oggi sinceramente i miei ragazzi dal punto di vista dell'atteggiamento mi hanno sorpreso, dal punto di vista del gioco è normale che abbiamo una settimana di lavoro. C'è tanto margine di miglioramento. Adesso è una fase dove il mercato è duro, duro anche per noi che ci chiamiamo Teramo. È normale che il reparto avanzato è dove pecchiamo, perché oggi davanti ha giocato Palumbo che praticamente non è una punta, però si deve solo ringraziare perché ha fatto un grosso lavoro e ha dato una grossa mano ai ragazzi. Però, ripeto, nonostante il problema dell'attaccante, che da martedì arriverà sicuramente il transfer di Nikita che ci darà una grossa mano, oggi i ragazzi hanno fatto un'ottima partita e secondo me potevano fare negli ultimi allenamenti molto di più perché abbiamo avuto anche l'occasione per vincere la partita. Ma nonostante o la punta o non la punta, oggi i ragazzi mi hanno impressionato dal punto di vista atteggiamento e del gioco. All'inizio siamo partiti bene, abbiamo fatto bene, poi è normale, è calato un po' l'aspetto fisico, però sono contento. Beh, abbiamo fatto una partita, cioè la partita che potevamo fare contro questa grossa squadra. Sinceramente in settimana ci eravamo allenati bene, non avevamo potuto provare tanto perché non sapevamo sinceramente il loro schieramento tattico, chi che hanno preso dei giocatori anche all'ultimo momento. Abbiamo lavorato un po' su dei concetti che comunque sono stati visibili in campo secondo me per quanto riguarda i momenti difensivi. In attacco certamente
abbiamo fatto poco, secondo me, potevamo fare qualcosa in più nelle ripartenze, però è quello che ci ha concesso il Teramo, che sicuramente è una grande squadra. Beh, David è un giocatore che a noi ci deve fare la differenza con quel punto di vista, insomma, che ha delle giocate, lo sapevamo, purtroppo abbiamo potuto essere solo l'altro ieri, quindi oggi anche per lui era la prima partita, però se fa così va benissimo, insomma. Perfetto, qual è l'obiettivo del piano della Lente in questo campionato? L'obiettivo del piano della Lente è fare il massimo, perché io come allenatore pretendo il massimo dei ragazzi e poi vedere qual è il livello del campionato e cercare di fare più punti possibili. Se abbiamo una rosa da 50 punti, io voglio che la squadra ne faccia 55, per fare un esempio, non per dire, però questo. No, penso che abbiamo fatto comunque una discreta partita, considerando che siamo partiti da poco tempo, una squadra nuova, tutto nuovo, pochi allenamenti nelle gambe, penso che comunque la partita l'abbiamo condotta, sono state la maggior parte delle volte nella metà campo avversaria. Abbiamo avuto qualche occasione importante dove potevamo sfruttarla meglio, alcune situazioni che anche lì potevamo sfruttare meglio, ma ci sta, perché mancanza di lucidità, mancanza di forza, ci sta. Dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare il doppio degli altri, perché purtroppo non abbiamo avuto il tempo delle altre squadre partire magari a metà agosto, quindi noi dobbiamo raddoppiare gli sforzi mentali e fisici. Ma no, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, pensare a lungo non è mai la cosa giusta, secondo me, come ho sempre fatto nella mia carriera. Ora dobbiamo pensare a lavorare sodo, metterci sotto, crescere, ripeto, come intesa di gruppo, come personalmente, di tutto, per cercare di trovare la miglior condizione fisica e mentale prima possibile. Una risposta straordinaria, dei tifosi meravigliosi, mi hanno commosso, sono venuti numerosissimi, erano così tanti, è stato bellissimo, davvero molto bello. Se avessimo iniziato la preparazione un mese prima, come gli altri, allora forse sì. Noi siamo un mese indietro, sono contentissimo della risposta della squadra, l'abbiamo giocata la partita, la categoria è questa. Le prime partite sapevamo che sarebbero state di grande sofferenza, adesso vediamo come andare avanti, siamo a corto di preparazione che non l'abbiamo fatta e quindi andiamo avanti, va bene così, ho visto una buona squadra.